Ultimo weekend di eventi per la città dei balocchi, dopo 44 giorni da record, con oltre 800.000 presenze e l'eccezionale estensione con eventi anche dopo l'Epifania. Oggi doppio appuntamento. Protagonisti prima di tutto i piccoli sportivi, con i giocatori delle giovanili del Como impegnati ad allenarsi dalle 14.30 al campo Cruyff Borgonovo di Via Leoni, Via dei Mille. 90 minuti all'insegna dello sport con la partecipazione di provetti calciatori e di numerosi bambini che hanno affollato il campetto approfittando dell'occasione di allenarsi con i tecnici della società lariana sotto gli occhi di familiari, amici e del sindaco di Como Mario Lucini. Nel tardo pomeriggio invece tutti in piazza Duomo, ancora una volta con il naso all'insù per ammirare il suggestivo spettacolo tridimensionale proiettato sulla facciata del Broletto con la tecnica del mapping 3D che ha reso celebre nel mondo il Festival di Lione. Uno spettacolo che anticipa quello che sarà il prossimo Como Magic Light Festival e che si collega ai temi dominanti del 2015, Expo e l'anno della luce. La facciata del palazzo, quindi, è stata trasformata in uno schermo sul quale proiettare video creati a partire dalle sue caratteristiche, sfruttando ogni dettaglio, dagli archi al balcone, passando per colonne e mattoni. Spettacolo apprezzato dai comaschi e dai turisti presenti e che verrà riproposto anche domani alle 18. Sempre domani al Broletto alle 15.30 si chiuderà con la musica jazz della New Hudson Big Band, storica formazione musicale del Mendrisiotto che vanta più di 40 anni di attività.